diretto da Alessandro Sallusti. Alessandro, ben trovato. Allora, ne abbiamo viste di tutti i colori in questo paese. Buonasera. Ma ti colpisce di più che un politico indagato parli, diciamo, con i magistrati del tribunale che devono giudicarlo, o invece il fatto che i magistrati si prestino a questo mercato delle vacche, no? Per guida, che deve provare a mettere nei posti giusti, negli uffici giudiziari italiani giusti, le persone che loro desiderano non veder lì? Ma mi colpisce di più che il PD e la sinistra faccia la verginella di fronte a questo tema. Dai tempi di Togliatti la sinistra ha capito. Dai tempi di Togliatti la sinistra ha capito che la giustizia è una cosa troppo seria per essere lasciata in mano ai magistrati, e infatti l'ha sempre occupata. Faccio degli esempi a memoria molto rapidi. Il PD ha eletto penultimo presidente del Senato, Grasso era un magistrato, Violante presidente della Camera era un magistrato. Il PD ha fatto eleggere deputati alcuni membri del pool di Mani Pulite, Di Pietro, D'Ambrosio, ha messo nella commissione della RAI un altro magistrato di Mani Pulite, ma l'elenco sarebbe lunghissimo. Il presidente della Regione Puglia è un ex magistrato pugliese, tra l'altro. Quindi il PD è una vita che inciucia con i magistrati, e io non voglio, siccome voglio dire, sono anche un po' stupido, ma non sono ingenuo, non è che i magistrati si svegliano una mattina e dicono: ma potrei fare il deputato, potrei fare il presidente della Camera. Significa che nel corso del tempo c'è una contiguità tra la magistratura e la sinistra, che poi in alcuni casi sfocia in cariche pubbliche anche molto importanti, in altri casi in miserie come quelle che abbiamo visto in questa vicenda. Ma insomma, che il PD faccia la verginella su questo tema mi sembra un ossimoro, una contraddizione in termini.